Regge l'accordo segreto fra PDL e PD. Lars nomina grandi elettori, il presidente dell'Assemblea Giovanni Ardizzone, il suo predecessore Francesco Cascio in quota PDL e il presidente della regione Rosario Crocetta, ma dal segreto dell'urna emergono tutti i mal di pancia. Il presidente Crocetta ha nominato sul filo di lana con solo 29 preferenze e i grillini mandano un segnale in vista del voto sul bilancio. Tutti i nodi delle primarie. Messina agita il centro-sinistra, il megafono le diserta nella città dello Stretto e il presidente della regione spacca la coalizione. A Ragusa, movimento in fibrillazione per mantenere il controllo sulla città, dopo le dimissioni del sindaco Nello Di Pasquale all'Ars proprio con Crocetta. Grandi manovre preelettorali anche a Catania. Tragedia a Palermo nei cantieri per la realizzazione del tram che dovrà entrare in funzione a luglio. Un operaio muore schiacciato da un camion che fa manovra dentro il cantiere di via Leonardo da Vinci. L'incidente nel giorno in cui arrivano 87 milioni dalla regione per il completamento dell'opera. Le mani della mafia sul porto di Trapani. Secondo la polizia, il boss latitante Matteo Messina Denaro utilizzava due imprenditori per gestire gli appalti pubblici, soprattutto nel porto, sequestrati beni per 30 milioni di euro. E bufera intorno alla nomina di Antonio Ingroia alla guida di Riscossione Sicilia S.p.A. annunciata dal governatore Rosario Crocetta. Il Codacons diffida il CSM dal rilasciare il nulla osta perché Ingroia sarebbe incompatibile, ma lui risponde sarà riscossa civile. Brucia a Brancaccio un terreno sequestrato al costruttore Giovanni Jenna, ritenuto vicino ai boss di Brancaccio Giuseppe e Filippo Graviano. Qui, secondo un progetto dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla Mafia, sorgerà la nuova chiesa di Don Pino Puglisi. L'incendio non fermerà il progetto, dice il parroco di Brancaccio, Don Maurizio Francoforte. Amia a rischio crack, i lavoratori scendono in piazza dopo il no del tribunale al concordato per evitare il fallimento dell'azienda palermitana per i rifiuti e le dichiarazioni del sindaco Orlando, intenzionato ad abbandonare l'azienda, lavoratori in piazza per tutta la settimana. Traffico paralizzato e raccolta rifiuti a rilento. Per tutti gli aggiornamenti, le altre notizie e i video, continua a seguirci su www.blogsicilia.it.